contentissimo e onorato per questa scelta che è stata fatta dal mio gruppo di indicarmi come portavoce. Collaboreremo tutti insieme per cercare di fare un gran lavoro e ridare Roma ai romani, riportare trasparenza in questa città, riportare i cittadini all'interno delle istituzioni. Grazie, ciao a tutti. Stamattina abbiamo avuto la consapevolezza, e io personalmente ho avuto la consapevolezza, che la possiamo vincere, la potremo vincere e la vinceremo, perché questo inizio è stato un inizio perfetto, impeccabile. C'è un candidato giusto, autorevole, che ha dimostrato di poter essere un grande sindaco di Roma e un grandissimo rappresentante di questo movimento. I municipi, io in questo momento provengo dal 13° municipio, dovranno supportare il nostro candidato sindaco. Proprio oggi siamo consapevoli che poter vincere a Roma e poter far vincere Roma è possibile. Ho intrapreso questa avventura, questa splendida avventura con mio fratello quasi un anno fa e sono orgogliosa del suo risultato. Marcello è stato fantastico, pronto a rispondere a tutto. Finalmente abbiamo il sindaco di Roma. Una persona che sta dalla parte dei cittadini e non dalle istituzioni. Poi, oltre al candidato sindaco Marcello De Vito, abbiamo anche come primo consigliere comunale Daniele Frongia, che è una bravissima persona, e quindi insomma sarà una squadra estremamente vincente e forte. Questa opportunità mi dà speranza per il futuro di Roma. Per cui adesso inizia la campagna elettorale con Marcello e ci prenderemo Roma, sicuramente la ritrasformeremo nella città più bella del mondo.